I va la cimbe chi mi che le ma mi che le ma I va la cimbe chi mi che le ma mi che le ma La vostra pone la vostra pone la vostra pone la vostra pone sta figlio da che figlio. Allora siamo a Baia, nella piazza finalmente rivissuta, questa piazza che è stata restaurata già da parecchi anni e che doveva ospitare diversi spettacoli teatrali o commedie o musica e che di fatto non ha mai funzionato per questo. E oggi infatti il Comune di Bacoli insieme all'Assessorato ai Beni Culturali ha promosso tre importanti serate per la promozione e la valorizzazione dei beni culturali. Questa sera qui insieme alle associazioni ci saranno principalmente uno spettacolo condotto da Franco Napolitano ed altri interventi che metteranno in scena una poesia di Sovente dedicata ad Agrippina e Agrippina Story tratto appunto da un altro spettacolo teatrale della Scintilla. Ma ci saranno anche altre serate, domani per esempio ci sarà un'altra serata che si terrà al Colombario del Fusaro e poi una terza serata il 27 che invece sarà fatta al Sacello degli Augustali. Assessore Monica Carannante ai beni culturali, so che tutto questo è partito da un bando di concorso che coinvolge le associazioni. Come mai avete coinvolto le associazioni? Abbiamo voluto coinvolgere le associazioni locali del territorio proprio per valorizzare anche la storia del nostro territorio insieme ai nostri siti archeologici, perché il nostro territorio è ricco di storia, quindi va valorizzato anche questo, quindi fare questo intreccio tra l'antico e il, diciamo, anche il moderno. Quindi per questo rivalutare i siti, partire da questo per arrivare, quest'anno abbiamo selezionato solo 3 associazioni, però il nostro intento è di unire quante più associazioni possibili sul nostro territorio, sui nostri siti archeologici che sono tantissimi. Quindi partiamo da Baia, Fusaro e Miseno per ripercorrere, insomma, un percorso che è stato fatto in passato e quindi riproporlo, insomma, ai posteri. Quindi tutto questo è mirato principalmente, a quanto ho capito, a coinvolgere comunque le associazioni del territorio, perché a quanto so sono tutte e 3 le associazioni che hanno partecipato al vostro bando di concorso. Associazioni che hanno partecipato. Noi ne dovevamo selezionare solo 3, però visto che ne avevano partecipato solo 4, siamo rientrati nelle spese e quindi abbiamo preferito accorparle tutte e 4. Pure perché facevano un percorso proprio teatrale e musicale che si andava anche in sinergia tra di loro e quindi abbiamo unito 2 associazioni che si esibiranno domani al Colombario perché si univano, insomma, sinergicamente sia la storia teatrale che quella musicale. Possiamo dire quindi che è una sorta di esperimento, tra virgolette, nel senso che per ora sono questi i monumenti coinvolti, ma so che voi state puntando in sinergia con la soprintendenza anche ad ampliare i siti coinvolti, insomma, in questa operazione di rilancio. Sì, perché vogliamo partire da qua perché Bacoli ha tanto da offrire, partire dai siti archeologici per arrivare, diciamo così, al mare, alla ristorazione, insomma a tutto, perché rivalutare il territorio significa questo. Partiamo dalla storia che abbiamo e offriamo ai turisti quanto di meglio abbiamo, diciamo, quindi per questo dare spunto anche alle associazioni di impegnarsi in questo, così il turista che viene può trovare spettacoli, musica e quant'altro, anche perché, diciamo, che i romani sceglievano questi posti proprio per divertirsi e perché, insomma, non rifarlo, ecco, far scegliere ai turisti queste zone, fargli ammirare le meraviglie che abbiamo e non abbiamo nulla da invidiare, insomma, a nessun altro posto del mondo. E quindi per questo, partiamo da questo, uniamoci, insomma, un po' tutti, amministrazione, privati, e insomma rivalutiamo il nostro territorio che è bellissimo, insomma. Rilanciamo quindi la rivalutazione di questo territorio, facciamolo ridiventare un'altra volta come la Pusilla Roma, una moderna Pusilla Roma, e invece stasera vedremo la Scintilla che mette in scena qui di fronte al mare, tratto dal titolo di una poesia di Michele Sovente, e subito dopo uno spettacolo con Maria Rosaria Di Costanzo e alla chitarra Geppino Scamardella. Grazie a loro. Ora spero che possiate godervi lo spettacolo.